fasi finali di questo ennesimo Gran Premio Caffè Armenzoni, una gara regionale a coppie per le categorie A, B e C organizzata dalla bocciofila Olimpio Gambini, Comitato di Piacenza. In campo due formazioni di categoria A per i quarti di finale, Alessandro Riva e Gennaro Iannotta, bocciofila cavrieghesi, due giocatori che vediamo in questo momento hanno giocato le loro quattro bocce, contro Roberto Manghi, in questo momento in pedana, e Luigi Morni della bocciofila Fontanella, Comitato in Piacenza. Colpisce Manghi. Lo sfogo alla tavola di fondo però favorisce Cavrieghesi. Terzo punto per la Fontanella. E quarto punto, quindi i primi quattro punti andiamo a misurazione. Adesso abbiamo parlato un po' troppo presto,
Vediamo. Tre punti Fontanella, quindi i primi tre punti dicevamo contro i 9 già conquistati dalla Cavrieghese. Pallino cortissimo giocato da Manghi. Ottimo l'accosto di Alessandro Riva. E vediamo che Luigi Morni torna ancora all'accosto. Fa il punto e vedremo Gennaro Iannotta la bocciata. Capisce Iannotta. Quindi vediamo, sembra intenzionato a tornare anche gli all'accosto. Non è fatto il punto, quindi probabilmente Manghi andrà alla bocciata per cercare di evitare di subire tre punti. Finisce perfettamente. E ora vediamo se la Cavrieghese rischierà di tirare il pallino per cercare di far partita. Invece decide la formazione cavrieghese di accostare. Fa il punto Alessandro Riva. Secondo punto, quindi 11-3 per la Cavrieghese in questa partita. Boccia. Sbaglia la bocciata Roberto Manghi. Siamo sul punteggio di 11-3 per gli avversari della Cavrieghese. Poi anche il pallino Roberto Manghi, quindi sbaglia il pallino anche Luigi Morni, quindi ultima boccia
della tornata che ci dà. Colpisce, ma il punto è molto largo, la tavola di fondo circa 1,5 metri. Costo per Alessandro Riva e quindi qualificazione per la Cavriaghese col punteggio di 12-3. Bocciata del pallino Rodolfo Cereghino, colpisce, prendi, due punti in terra per la formazione di casa Butteri e Cereghino, via, contro la formazione della Valnure con Giuliano Molinelli alla bocciata, colpisce, quindi punteggio parziale 7 Valnure, 8 Olimpio Gambini. Ancora lungo anche il secondo braccio di Anselmi del Valnura. Corto anche il braccio di Molinelli. Prende il punto con l'ultima boccia da Valnura, vediamo che la Gambini decide di accostare.
Rodolfo Cereghino Lacoste. Misurazione precisa per vedere se sono già due punti. Una misurazione che definisce quando ci sarà un punto per la Gambini. Rodolfo Cereghino va alla bocciata del secondo punto, ma sbaglia, quindi un punto Gambini che si porta avanti 9-7. Bene, bene. Ah, sono 8 pari, okay. Quindi 8 pari e non 9-7 come avevamo cercato di intuire. Ottimo l'accosto di Bruno Butteri. Diciamo ultimo quarto di finale in campo al campo numero 1, è quello appunto tra i padroni di casa della Gambini, Bruno Butteri e Rodolfo Cereghino, e la coppia della Valnure di Ponte dell'Olio formata da Anselmi e Molinelli. Dopo l'errore in bocciata di Molinelli, Anselmi va in accosto leggermente corto, quindi terza boccia della tornata da giocare per Anselmi della Valnure. Ancora corta, quindi Molinelli pensiamo che tornerà alla costa. Sono due formazioni di categoria C. I vincenti incontreranno in semifinale la Salsese con Flavio Turlini, mentre intanto al campo numero 3 è già iniziato l'incontro di semifinale tutto di categoria A tra Alessandro Riva e Gennaro Iannotto della Cavriaghese, comitato di Reggio Emilia, contro Mauro Bonfatti e Emanuele Nizzoli della Audace di Parma. Corta la boccia di Butteri, quindi terza boccia della tornata giocata da Cereghino. Lunga, ultima boccia della tornata giocata in assoluto, giocata dalla Gambini con Cereghino, e secondo punto, quindi 10-8 per la Gambini in questo quarto di finale. Ottima la boccia di Bruno Butteri. Punto. Sbaglia la bocciata Molinelli.
scorso sono venuto a Sasso, ma c'era leggermente più caldo a Sasso che qui. Solo poco poco. Si deve. Lunga la boccia di Molinelli. Bruno Buttieri veramente l'accosto. Alla ricerca del dodicesimo punto. Chiude il discorso Rodolfo Cereghino e quindi 12-8 per la Gambini che si qualifica per la semifinale categoria B e C contro la Salsese. Basta del punto per Gennaro Iannotta in questa semifinale tutta di categoria A qui al campo numero 3 tra la bocciofila cavriaghese, come dicevamo, con Alessandro Riva e Gennaro Iannotta in maglia bianco-verde, bianco-giallo-verde, e l'Audace di Parma con Emanuele Nizzoli in questo momento in pedana e Mauro Bonfatti in maglia in tuta blu e banda bianca. Vediamo, ottimo l'accosto di Nizzoli, quindi vediamo nuovamente la bocciata di Iannotta. Colpisce perfettamente il pallino Iannotta. Vediamo che Bonfatti va alla bocciata. Sbaglia la bocciata. Nuova bocciata per Bonfatti. Colpisce con la seconda. E mette in terra probabilmente due punti per la propria formazione. I punti sono due, Ale. Pallino stacca 50 dall'asse. Quella è 80 e questa è 55. Ultima boccia della tornata in mano ad Alessandro Riva. Punteggio è di 6. Vediamo. 6-1 per la cavriaghese. Lascia se 1-2 punti. Un punto. Quindi 6-2 cavriaghese il parziale.
Bacio appunto. Rimane l'audace, siamo sul 6-2 per Caprile Chiesa, per fare dell'incontro. Capisce Mauro Bonfatti e prende il punto alla tavola di fondo, 2 punti per Audaci. La boccia che ho trovato la tavola di fondo. Posto per Emanuele Nizzoli. Corta la boccia del giocatore da Cina. Chiediamo all'arbitro quanti sono i punti. 2 punti Audaci, quindi 6 Capriachese e 4 Audaci. Punteggio di 6-4 per la Cavriaghese, ultima boccia della tornata giocata da Alessandro Riva, lascia un punto, toglie uno, ultima boccia della tornata in mano a Mauro Bonfatti che decide di tirare il secondo punto, boccia rossa. Colpisce perfettamente e addirittura realizza 3 punti, quindi 7 Audaci, 6 Cavriaghese. Bacio appunto.
dorsale Panizzoli. Oggi giusto. Riesce ancora una volta a fare cappellino. Va vicino la boccia di Mittoli sull'angolo destro. Ancora corta la boccia del giocatore reggiano. Se non abbiamo capito male, è andata in tavola l'ultima boccia della tornata giocata da Bonfatti, quindi un punto Audace, quindi 8-6. 8-6 per l'Audace in questa semifinale tutta di categoria A, mentre bocciata al campo 1 per fare il circa 70 centimetri. Vediamo la risposta di Riva in accosto. Non riesce a passare. Seconda boccia della tornata per il giocatore della Cavriaghese, ancora in accosto. Migliore sicuramente, un punto di 40 cm, vediamo che Bonfatti va subito alla bocciata. Quindi probabilmente, anche se vediamo che pare intenzionato a bocciare ancora, ancora ben fatto. Ultima boccia della tornata per l'Audace, giocato da Mizzoli, passa, fa il punto. E nota, colpisce un bellissimo volo anche Cereghino al campo numero 1. Ah.
C'è da misurare perché tu c'è su. Questa c'è più pallina. No, non avevo questa. Sì, dai, c'è tutto. Faccio scaricare la mia. No, non faccio la seconda. No, arriva. Misurazione per vedere se quale delle due bocce della tavola di fondo è più vicina a pallino. Quindi, non avendo convenienza nella bocciata, la notte va alla costa. Abbiamo parziale 8-6 per l'audace e con questi due punti 8 pari. Ultima boccia della tornata per l'audace giocata da Mauro Bonfatti, corta e quindi prova a venire su, però è rischioso, che mi scappa lunga. È rischioso anche venire su. Ma io basta che non tocchi. Conciliabolo tra i giocatori della Cavriaghese per decidere la tattica di gioco. Non lo so. Dichiara il pallino la Cavriaghese. Gracias.
colpisce perfettamente il pallino e quindi dovrebbero già essere 3 punti, 2 punti anzi in terra per Fabria Chiesa. Quindi 3 punti per la Cavrieghese concessi dagli avversari, e la Cavrieghese si può portare avanti 11-8 in questa semifinale tutta di categoria A. Punto di 35 cm per Alessandro Riva. Vediamo la risposta di Nizzoli. Corta. Situazione complicata in questo momento per l'Audace. Un punto di 35 cm per la Cavrieghese. Dei vantaggi di bocce per la Cavrieghese. Boccia valida, ma non riesce a passare Nizzoli, quindi punto che rimane alla Cavrieghese. Pallino per Mauro Bonfatti. Colpisce. Pallino si posiziona circa 70 cm dalla tavola di fondo alla sua sinistra rispetto al visuale dei giocatori, con un punto però di 3 metri oltre Bonfatti. Punto di circa 2 metri per Alessandro Riva. Vediamo che infatti sembra intenzionato a tirare la boccia corta del compagno. Capisce e realizza un ottimo punto, anzi 2 punti della verità alla tavola di fondo. Un punto di circa 20 cm. Perché se te la copri dopo, no? Così c'hai sempre anche te quella lì da tirare. Se devi venire su tira quella lì, se no tira la boccia del punto. Io non verrai su, dai, se la prendi dalla parte buona, colpisce il pallino e quindi viene riposizionato dalla Baci. Dai, vieni. Puntacela un pochino di più, io sono puntata poco. Puntacela un po' di più, quindi. L'ho lasciata buona, mi ha fatto un passaggio di qualcosa. E quindi fa partita la Cavrieghese che si qualifica per la finale col punteggio
di 12 a 8 incontrerà il vincente della partita in corso, campo numero 1. Ci trasferiamo al campo numero 1, dove in questo momento il punto è di della Salsese con Zurlini e ottimo l'accosto di Cereghino con l'ultima boccia della tornata. Bersaglio a 3 e vediamo la bocciata di Gianluca Fava. Sbaglia la bocciata da Gianluca Fava. Quindi ultima boccia della tornata in mano a Claudio Zurlini. Sbaglia la bocciata, quindi un punto Gambini. Cinque per la Gambini in questa semifinale parziale. Dicevamo due punti per la Salsise in questa tornata, in quest'ultima tornata con la bocciata colpita da Fava con l'ultima boccia. E 8-7 Gambini e a costo per Claudio Zurlini della Salsise. Punto di circa 60 cm, vediamo la risposta di Butteri, Bruno Butteri, giocatore esperto, coppia esperta di caso della bocciafila Gambini. Probabilmente verrà riposizionato il pallino. Costo per Claudio Zurlini. Riesce a fare il punto Zurlini, quindi vediamo Fava già in pedana in accosto. Buona la boccia di Fava, sono ben arrati. Misurazione da parte dell'arbitro. Situazione abbastanza difficile in accosto in quanto la sponda laterale tende a respingere le bocce. Prima la boccia di la sponda laterale spinge le bocce verso il centro, quindi mm.
resto che rimane della salsese, cereghino alla bocciata del punto. Sbaglia la bocciata cereghino, vediamo il vantaggio per la salsese, si verrà. Accosto per Cereghino con l'ultima boccia della tornata per la propria formazione. E fa il punto. La boccia di fava, quindi 9 gambini, 7 salsese. Sono 9 o 7 per gambini, a costo per zurlini, dopo costo di bottiglia, ancora più costo di dei giocatori della salsese. Spagna la bocciata a Cereghino. Ultima boccia della tornata giocata da Cereghino per la propria formazione, perché rimane la salsese.
secondo punto per la Salsese, quindi 9 pari in questa semifinale, molto combattuta tra i padroni di casa e la Salsese. Costo per Zorlini, punto di circa 40 cm. Vediamo la risposta di Butteri. Ottima. Bersaglio per Bruno Butteri. Boccia coperta. Zorlini procede all'accosto nuovamente. Nulla la boccia di Zorlini, vediamo l'accosto. Siamo di fava. Non fa il punto, quindi punto ancora. Ancora della Gambini, ultima boccia della tornata in mano alla Salsese, a Gianluca Fava. Lunga la boccia del giocatore della Salsese, quindi tre bocce in mano per chiudere la partita per la Gambini. Prima seconda boccia della tornata giocata da Bruno Butteri e secondo punto, terza boccia della tornata con Gambini giocata da Cereghino. Lunga e quindi ultima boccia della tornata in mano al giocatore della Gambini per chiudere la partita. Vediamo. Terzo punto, quindi 9-13 per la Gambini che si qualifica per la finale col punteggio di 12-9. Quanti punti sono stati assegnati in questa tornata? Due punti per la Gambini, quindi 3-0 per i padroni di casa in questa finale. Diciamo, finale di questo ennesimo Gran Premio Caffè Ramenzoni, una gara regionale a coppie per le categorie A, B e C organizzata dalla locale bocciofila Olimpio Gambini, comitato di Piacenza,
In finale Gennaro Iannotta, Alessandro Riva. Inquadrati in questo momento tra Bocciaffili, Accavi e Aghese del Comitato di Reggio Emilia, maglia bianca, giallo-verde. Contro i padroni di casa della Olimpio Gambini con Bruno Butteri, in questo momento l'accosto, e Rodolfo Cereghino, una coppia di categoria C. Terza boccia della tornata giocata da Rodolfo Cereghino, corta anche la boccia di Cereghino. Ultima boccia della tornata per la Gambini. Ancora fa il punto con l'ultima boccia Cereghino. Quanto? Fa il punto Riva. Terza boccia della tornata giocata da Gennaro Iannotta per la Cavriese. Lunga. Un punto cavriaghese, quindi primo punto della partita per i giocatori reggiani contro i tre della Gambini. Prende il punto Alessandro Riva, tre pezzi, quindi al volo dichiara Rodolfo Cereghino. Colpisce, valida la bocciata, il punto rimane alla cavriaghese. Terza boccia della tornata giocata dalla Gambini, prende il punto Bruno Butteri. Ancora a costo per Gennaro Iannotta. Non riesce a fare il punto.
quindi ultima boccia della tornata in mano al giocatore della Cabriaghese. Volo boccia punto per Gennaro Iannotta, due pezzi. Colpisce perfettamente. Ultima boccia in assoluto della tornata in mano alla Gambini con Cereghino. Non riesce a passare, quindi un punto Cabriaghese che si porta a due contro i tre della Gambini. Buona la boccia di Butteri, bersaglio. Boccia punto. Pisce Iannotta, copre il fondo. Il punto Butteri. Ottima la boccia di Riva. Buono l'accosto per Riva, siamo nell'ordine dei 35-40 cm, 40 cm probabilmente, vediamo la risposta di Bruno Butteri. Fa il punto Butteri, quindi vediamo la bocciata di 45. Marco? No, non è mia, palla per due, deve fare 10. Buono l'accosto di Riva che dovrebbe aver messo in terra due punti. Boccia del punto dichiarata da Cereghino che sbaglia. Per tirare, tiri così.
E qui perché? E qui, eh? E io sappiamo che c'è. Una mese a me lo sapevo lei, tira con lei. Perché c'è ottima la boccia di Butteri, fa il punto, bersaglio. Non tocca, è tutto prima, davanti. Non tocca, quindi bisogna dichiarare per Gennaro Iannotta. Sbaglia Iannotta e quindi vediamo il vantaggio per... Ancora boccia punto per Iannotta, sbaglia e quindi ultima boccia della tornata in mano a Cereghino. Due punti per la Gambini, avanti 5-4 in questa finale. Costo per Bruno Butteri. Ottimo. Pisce Iannotta. Ancora buona la boccia di Butteri. Corta e bassa la boccia. Viva. Si suol dire un giago, cioè troppo distaccata dalla tavola laterale. Ottima la seconda boccia giocata da Riva. Sbaglia la bocciata Cereghino. Non per punto, ma comunque mette un'ottima boccia Cereghino. Lunga la boccia di Iannotta, quindi un punto Cavriachese, 5 pari in questa finale. Dicevamo finale di questo ennesimo Gran Premio Caffè Ramenzoni, una gara regionale a coppie per le categorie A, B e C organizzata dalla bocciofila Olimpio Gambini del Comitato di Piacenza.
Oggi è venerdì 2 marzo 2018 e sono le ore 23. Il direttore di gara è il signor Gianluca Giulivi del comitato di Piacenza. L'arbitro della finale è il signor Alfredo Briggi del comitato di Piacenza, coadiuvato dal signor Barbieri. Vediamo la bocciata di Cereghino. Colpisce. Il pallino si sposta a circa un metro dai 23 metri, quindi sui 22 metri. Punto della Gambini. Vediamo l'accosto di Alessandro Riva. Buona la boccia di Riva, 40 centimetri. 45 centimetri. Vediamo l'accosto di Bruno Butteri. Corta la boccia di Butteri questa volta. Ancora corta la boccia di Butteri, quarta boccia della tornata giocata dalla Gambini con Cereghino. Ottima la boccia di Cereghino che fa il punto e volo boccia appunto per Gennaro Iannotta, decide di rompere gli indugi. Bellissima la boccia di, purtroppo non so se sarà stata inquadrata in quanto dovevamo riparare. Ottima boccia, dicevamo, al volo di Iannotta, che porta via una boccia veramente da campione ai 23-22 metri. Poi non riesce a piazzare la boccia a punto. Comunque un punto cavriaghese, 6-5 per i reggiani in questa finale. Lunga la boccia di Oliva. Ultima boccia della tornata giocata
da Gennaro Iannotta per la propria formazione, ancora corta, quindi punto per Gambini e vediamo la seconda boccia della tornata giocata da Bruno Butteri. Secondo punto. Rimangono due punti per la Gambini. Due punti Gambini che si porta avanti 8-6 in questa finale. E intervistiamo brevemente il direttore di gara Giulivi e il direttore sportivo della Gambini, Patrizia Migliorini. Vogliamo sapere... Noi ci stiamo mettendo d'accordo per una serata di karaoke e per mi sembra un'ottima idea, però volevamo un commento tecnico anche. Di cosa? Di voce? Al karaoke parteciperemo, però volevamo sapere... Siccome sei il direttore tecnico, direi che la Gambini è la Gambini, ha buone possibilità. Bene, sarò ghiacciato. Torniamo in cronaca. Ottimo il punto di Bruno Butteri. Capisce perfettamente la bocciata Iannotta. Il punto rimane alla Gambini, quindi vediamo l'accosto di Alessandro Riva. La boccia di Alessandro Riva, vediamo la bocciata di Rodolfo Cereghino. Dicevamo 8-6 in questa finale per la Gambini, e colpisce solo il pallino senza muovere la boccia, quindi senza coinvolgere la boccia nello spostamento dei pezzi, quindi boccia nulla. Accosto per Bruno Butteri. Non fa il punto Bruno Butteri. Ultima boccia della tornata in mano a Rodolfo Cereghino. Lunga, quindi punto in terra e due bocce da giocare per la Fabriaghese. Sposta avanti il pallino Riva con un ottimo accosto, ma un solo punto permane per la Cavriaghese. Addirittura due punti per la Gambini, e quindi 9-6
nonostante la bocciata valida di 9 a 6 gambini in questa finale, nella seconda boccia di riva. Dopo che Butteri è andato a vedere il gioco, decide di accostare e fa il punto. Praticamo la boccia, sembrava veramente ferma, invece probabilmente esce dal castello. Lo facciamo, andiamo lì, il punto è nostro, così un po' più vicino, andiamo lì, dai. Per Rodolfo Cereghino. Sbaglia la boccia del punto, si annotta. Un punto Gambini che si porta avanti 10 a 6 in questa finale. Dopo l'ottimo punto di Bruno Butteri, Alessandro Riva all'accosto. Ottima la boccia del giocatore cavriaghese, bersaglio. Vediamo Rodolfo Cereghino alla bocciata. Sbaglia la bocciata.
giocatore della Gambini, e Butteri decide di accostare. Avanti 10-6 preferisce non rischiare un'ulteriore bocciata. Bella la boccia di Butteri, probabilmente il punto rimane alla Cavriaghese, comunque molto bella la boccia dell'esperto giocatore della Gambini. Quattro pezzi dichiarando il secondo punto e Alessandro Riva va a vedere il gioco. Dichiara il secondo punto per Gennaro Iannotta. Vediamo lo sfogo della bocciata. Quindi un punto per la Cavriaghese. La tavola di fondo, diciamo che riesce quasi totalmente la giocata ai giocatori reggiani. Secondo punto per Riva. Il tavolo laterale, no, anche gli attacco Bob, arrivo gli stessi, no, sono tre. Tre punti Cavriaghese, quindi 9 Cavriaghese, 10 Gambini. Questa finale.
con la boccia di butteri. Colpisce Iannotto. Buona ancora la boccia di butteri. Colpisce ancora Iannotto. Fa il punto con l'ultima boccia Alessandro Riva, e quindi volo boccia punto per Roberto Ceredini. Colpisce un punto Gambini, quindi 11-9 per la formazione di casa. Poi punto di 70 centimetri per Bruno Butteri, 70-75 centimetri per Butteri. Vediamo la risposta di Riva. Corta la boccia di Riva. Ripetiamo 11-8 per la Gambini in questa finale. Sposta il pallino e quindi verrà riposizionato. Prende il punto Riva. E vedremo Bruno Butteri ancora l'accosto. Bella la boccia di Butteri, quindi punto a bersaglio. Boccia del punto al volo per Gennaro Iannotto. Corta, troppo bassa e quindi boccia nulla. Situazione disperata per la Cavriaghese, dovendo accostare per cercare di fare il punto. E fa il punto Iannotto miracolosamente. Vediamo ultima boccia della tornata in mano a, anzi due bocce della verità in mano a Rodolfo Cereghino in accosto. Corta la prima,
traccia del punto per Cereghino e sbaglia, quindi un punto Cavriaghese, 10 per la Cavriaghese, 11 per la Gambini. La boccia di Butteri, scarica nella propria boccia la bocciata di Motta, prende il punto. Nuovo costo per Bruno Butteri. Questa volta allunga la boccia del giocatore della bambina. Alessandro Riva, sono circa 70 centimetri, 80 centimetri. E fa il punto Cereghino con la terza boccia della Gambini, boccia del punto per Iannotta. Boccia punto. Sbaglia, quindi incontro e trofeo per la Gambini con Rodolfo Cereghino e Bruno Butteri che vincono col punteggio di 12-10. Bella vittoria per la formazione di casa Butteri e Cereghino, ai quali chiediamo quante vittorie in carriera in coppia? Sei coppia. Quante? Non mi avevo. Una decina di vittorie in carriera. Sì, sì, seconde. Sì, sì, beh, chiaro, solo le vittorie. Complimenti. 6 o 7. 7 o 8. Comunque complimenti. Direi di passare alle premiazioni. Terzi pari merito, Bonfatti Mauro e Nizzone Emanuele dell'Audace Parco. Vengono premiati dal signor Tortellotti Antonio, rimborso spese, medaglia d'oro. Guardatemi. Quello lì l'avevo messo con la speranza di... Un attimo, la facciamo ancora? Un attimo solo. Ok. Sempre terzi a pari merito della Salsese Parma, Fava Gianluca, Zurlini Claudio. Vengono premiati al signor Tortellotti con la medaglia e rimborso spese. E due bottiglie d'acqua minerale. Un attimo, facciamo un'altra. Gian, stai lì?
Ok. Secondi classificati della Cambriaghese Reggio Emilia, Iannotta Gennaro e Riva Alessandro. Vengono premiati con medaglia d'oro, trofeo di rappresentanza e rimborso stereo. La busta, mettila in tasca. Vuoi darla a me che la nasco? È bruciata. No, un momento. State lì? Che bruciata. Perché mi sono già sposato? Se no lo chiedevo come fotografo. Al matrimonio, potevi anche venire. Primi. Non ero ancora nato? Eh sì, sono sposato tardi. Primi classificati al trofeo Caffè Ramezzoni dell'Olimpio Gambini, Cenerino Rodolfo e Butteri Bruno. Bel sorriso. Un attimo. Bravi. Direttore di gara, Si aprono le danze. Direttore di gara. Bravi! Guardatemi! Ok, ci possiamo avvicinare alla postazione del terzo tempo, dove vediamo che Barbieri si è lanciato all'attacco. Vediamo che anche Claudio Zorlini in fuga. Mauro Bonfatti però rintuzza l'attacco. Mauro Bonfatti è rimasto a tutti. Mauro Bonfatti in testa. Alessandro Riva però non cede. Vediamo che Gianluca Giulivi però si fa largo. Se non la pianti di filmare non ti mangi qualcosa, non provi più niente. Però Gennaro Iannotta ci sembra in testa in questo momento. Oh, Alessandro Riva ci va da molto vicino, poi è tutto da vedere. Non c'è niente da vedere.